del senatore Balboni. Grazie Presidente, colleghi, signor Ministro Santanchè. Dopo averla ascoltata e soprattutto dopo aver ascoltato gli argomenti di chi chiede qui le sue dimissioni, voglio dirlo subito nel modo più chiaro e deciso di cui sono capace. Lei ha ancora più oggi che mai la piena fiducia mia e di tutti i colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia, a nome del quale ho l'onore di intervenire. E voglio aggiungere che oltre alla nostra fiducia, da lei sempre ampiamente meritata, ha soprattutto tutta la nostra solidarietà per gli attacchi ignobili che ha dovuto sopportare da parte di alcuni organi di informazione sedicenti, noti per la loro faziosità, molto più per la loro faziosità e molto più interessati a infangare la sua immagine di quanto lo siano a raccontare la verità. Il caso del Domani, che lei ha appena citato, è emblematico. Ma quel che più dispiace di questa vicenda è dover constatare come alcune forze di opposizione, come già anche nel recente passato, vedi per tutti il caso Cospito, si siano lasciate dettare la linea da certi organi di informazione, prendendo per oro colato notizie false, parziali o travisate, come il suo intervento rispondendo a delle domande cui lei non era tenuta a rispondere in quest'Aula ha ampiamente dimostrato. Le opposizioni sperano ancora una volta di mettere in difficoltà il governo e di nascondere in questo modo la mancanza di idee e di linea politica in cui si dibattono, dimenticando persino la storia degli ultimi decenni, la quale insegna che questa strategia non solo non funziona, ma regolarmente si ritorce contro chi la pratica. E vorrei rispondere al collega Borghi e al collega Misiani, che vede, le richieste di dimissioni da parte delle opposizioni sono assolutamente legittime, ci mancherebbe. Lo facevamo noi, lo fate voi. Lo fate ogni giorno, praticamente ormai si contano sulle dita delle mani i ministri dei quali non avete chiesto le dimissioni per i motivi più disparati, sempre non inerenti all'esercizio del loro mandato. Ma un conto è chiedere le dimissioni. Tra l'altro vorrei chiedere, signor Presidente, attraverso di lei, ai colleghi che mi hanno preceduti, quanti casi loro conoscono di ministri che sono stati costretti a venire a giustificarsi in un'aula del Parlamento per fatti che non ineriscono al loro mandato. Silenzio, per favore, lasciamolo andare avanti. Vorrei chiedere attraverso di lei, signor Presidente, al collega Misiani, deve quindi dimettersi un ministro della Repubblica sulla base di illazioni giornalistiche di giornali scandalistici? È questo il vostro concetto di Stato di diritto e di democrazia parlamentare? Bene, noi non lo condividiamo, cari colleghi. E vorrei dire anche al ministro, all'ex ministro Patuanelli, che impari a leggere le dichiarazioni sulle pagine pubbliche del Senato, perché la dichiarazione a cui fa riferimento lei, pensando di poter smentire il ministro Santanchè, come tutti noi sappiamo che facciamo queste dichiarazioni, si riferisce all'anno prima. Quindi è una dichiarazione che conferma la veridicità di quanto non mi pare che nessuno sia stato interrotto. Da quanto stiamo andando bene fino ad ora. Lasciamo che questo capiti anche all'ultimo oratore, prego. Da quanto affermato dal ministro Santanchè. E poiché il senatore Patuanelli ha fatto riferimento alla disciplina e onore con riguardo a fatti vecchi di anni e anni,
Vorrei ricordargli che l'articolo 54 della Costituzione fa riferimento all'espletamento del mandato, non all'attività imprenditoriale. E vorrei chiedere io, attraverso di lei, Presidente, al senatore Patuanelli, quale disciplina e onore c'è nel farsi dettare la linea da un quotidiano scandalistico? Al senatore Patuanelli. E allora si sa, ce lo ha insegnato... Colleghi di 5 Stelle, concludo. Lasciate che vada verso la conclusione Balboni. Concludo, prego, Presidente. Senatore. Ce l'ha insegnato la fattoria... Scusi un momento, Balboni. Allora, io ho sentito tutta una ricostruzione. Ma stai calmo, chiedo. Litteri, non si distingua come è già capitato in altre volte. Stia tranquillo. Vorrei dire che ho sentito affermazioni anche abbastanza importanti negli interventi precedenti. E devo dare atto che gli altri gruppi, rispetto a chi parlava, non hanno mai interrotto. Perché farlo proprio nell'ultimo intervento? Forse perché è l'ultimo? E tocca a lui perché è il partito più grosso, non perché l'ho deciso io. Prego, senatore Balboni. Grazie. Grazie, Presidente. Volevo concludere ricordando che per noi non è una novità questa. Per la signora... Vada alla conclusione. Ma no, ma io parlavo della vicenda, non certamente delle interruzioni che non mi hanno mai spaventato. Noi ormai siamo abituati da anni e anni all'atteggiamento della sinistra. Ce lo ha insegnato la fattoria degli animali di George Orwell. Per loro c'è sempre qualcuno più uguale degli altri. Loro vogliono sempre essere più uguali degli altri. Peccato che la maggioranza degli italiani ha capito benissimo questo gioco e non vi segue più. Forse siete talmente disperati da farvi dettare la linea da giornali scandalistici perché non avete più idee e non avete più prospettive politiche.